una luce. La 23esima edizione del presepe vivente della Terno Mantone di Pescara si è svolta giovedì scorso nel cortile dell'istituto diretto, lo ricordiamo, dalla preside Antonella Sanvitale. Quest'anno la manifestazione è stata incentrata sul tema della violenza sulle donne. Antonella Sanvitale, una bellissima rappresentazione quest'anno alla 23esima edizione dedicata alle donne. Assolutamente sì, l'abbiamo fortemente voluta perché l'origine della nostra cultura e della nostra tradizione, che è appunto il Natale, deve portare realmente all'affermazione della civiltà. E il fatto che ancora oggi è ancora così forte la violenza contro le donne ci rende meno uomini, ci rende meno veri, ci rende un di meno, e quindi noi abbiamo voluto gridare dal cuore della cultura veramente l'affermazione della pace, della verità, e abbiamo chiesto a Gesù Bambino proprio che converta i cuori di tutti e ci porti una speranza per tutti, di conoscenza e quindi di amore, perché se si conosce realmente si è liberi e quindi non si fanno cose brutte. Donne anche le tre remagie. Assolutamente, e abbiamo voluto l'espressione più alta della cultura insieme alla scuola e l'università, per cui l'Anna Morgante, che è l'Università Gabriele D'Annunzio, appena dopo il rettore, ma per noi è la donna per eccellenza, e poi delle fantastiche donne che ogni giorno lavorano perché la verità sia divulgata.